abbiamo capito che abbiamo molti margini di riprogrammazione dei fondi comunitari che abbiamo e io sto lavorando da stamattina alle 8 per la verità con il mio staff per portare in giunta una proposta che abbia una certa organicità nell'intervenire con contributi a fondo perduto in particolare su microimprese. Faremo una chiamata per le microimprese e su imprese di piccole e medie dimensioni che vorremmo fare con una chiamata a parte, con una manifestazione di interesse a parte. Sono 10-15 milioni che potrebbero anche diventare di più, dipende dalla cifra che il governo intende drenare dalle regioni. Il settore dell'edilizia è particolarmente in sofferenza, lo era anche prima dell'emergenza coronavirus, lamenta diciamo l'impossibilità di un confronto. E sto cercando di andare in approvazione di bilancio il 20, 21 e 22 c'è l'approvazione di bilancio. Dopodiché fisserò un incontro con queste categorie. Vorremmo anche capire che tipo di intervento vuole programmare il governo. Non ancora l'abbiamo capito, perché i fondi regionali vanno in complementarietà rispetto ai fondi nazionali. Noi dobbiamo accelerare i pagamenti post-sisma, lo stiamo facendo. C'è stata una frenata, ma la frenata è più governativa perché al governo hanno bisogno di liquidità. Chiaramente, se tu hai bisogno di liquidità e hai una liquidità limitata, la utilizzi dove c'è un'emergenza. Il bollo auto è sospendibile e noi vorremmo andare verso quella direzione, di spostarlo quantomeno al 31 di luglio. È chiaro che non possiamo ridurlo perché io preferisco agire sui contributi a fondo perduto e non sulla riduzione di entrate, perché la riduzione di entrate incide poi sulla spesa per servizi minimi regionali. Quindi, cioè, se tu non hai entrate, poi non puoi nemmeno dare servizi. Oggi sul Corriere della Sera, molto condiviso sui social, questo articolo che ci dipingeva come esempio virtuoso, 2 giorni senza contagi, in realtà non stavamo leggendo i tamponi processati o ne sono stati processati pochi in quelle ore, quelli strettamente necessari. Il PD quindi torna a dire la Regione Molise e l'ASREM non fa i tamponi, è in ritardo sulla medicina territoriale, non c'è nessun esempio virtuoso. Beh, io posso solo rispondere che sono affermazioni che hanno natura semplicemente politica. Non è il momento di fare opposizione con questa virulenza, rimanendo in tema di virus. Cercheremo di trovare un vaccino anche per la minoranza che esercita il suo ruolo, secondo me, in modo politicamente non corretto. Però poi ognuno prende le posizioni che vuole. Noi mettiamo in campo azioni concrete, abbiamo superato i 2.500 tamponi, stiamo andando verso i 3.000 tamponi. Quando è stato necessario farlo e ce l'ha chiesto l'Istituto Sanitario, l'Istituto Superiore di Sanità, il Ministero della Salute, lo abbiamo fatto. I tamponi li stiamo facendo, poi se vogliamo demolire tutto ciò che di buono fa la parte politica in questo momento predominante, allora possiamo dire di tutto.